Grande fratello VIP, Katia Ricciarelli, l'inaspettata dichiarazione. Katia Ricciarelli ha spiazzato tutti, annunciando di volersi sposare dopo la fine del Grande Fratello VIP. Tutto è venuto fuori nell'ultima diretta del reality, dove Signorini ha mostrato alcuni confessionali della cantante e di Carmen Russo. Proprio a Carmen, Katia aveva confidato nei giorni scorsi di essere innamorata di un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta. La moglie di Enzo Paolo Turchi è stata chiamata in confessionale, dove gli autori le avrebbero chiesto se la notizia fosse vera. Carmen ha confermato, anche se ha lasciato, che fosse proprio la Ricciarelli a parlare di questa novità. Pertanto la cantante, chiamata a sua volta in confessionale, ha confermato la bella novità riguardante la nuova vita che l'aspetta fuori dalla casa. Pare proprio che la cantante, grazie a questi mesi passati al Grande Fratello VIP, si sia resa conto del forte sentimento che la lega a questo uomo, che rimane ancora misterioso. Di lui si sa solo che è alto circa 1,80 m e che lui e Katia si sono conosciuti in Puglia, diverso tempo fa. Stando alle parole della Ricciarelli, il suo innamorato le avrebbe chiesto già da tempo di trascorrere la vita insieme a lui. Ebbene, pare che la risposta della cantante sia arrivata. La Ricciarelli, dall'alto della sua saggezza, ha fatto presente a tutti come nella vita ci sia sempre un'altra possibilità. Una nuova chance che Miss Katia non vuole farsi sfuggire. Quanto andato in onda nell'ultima diretta non solo ha spiazzato, ma ha anche commosso il pubblico, visto che spesso Katia ha parlato della sua solitudine. Ora sapere che la soprano non è più sola e che ha addirittura voglia di sposarsi non può che far piacere ai suoi numerosi estimatori. Anche Sonia Bruganelli in puntata si è commossa, ascoltando come Katia ha descritto questa nuova opportunità che la vita le ha voluto regalare. Katia sogna ancora l'abito bianco, visto che non l'ha indossato nei suoi precedenti matrimoni. Se non dovesse essere bianco, non importa, ha rivelato la Ricciarelli, che con grande tranquillità ha fatto sapere che si sposerebbe pure in blu. Anche se Signorini ha cercato di indagare circa l'identità del promesso sposo, la Ricciarelli non si è sbottonata. Di certo il buon Alfonso andrà a fondo e ci farà sapere nelle prossime puntate qualcosa in più su di lui. Sicuramente non si lascerà sfuggire una chicca del genere, visto anche che Katia ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello VIP. Nell'ultima diretta, infatti, alcuni dei vipponi sono stati chiamati ad esprimere la loro decisione dopo aver saputo del prolungamento del reality: restare o abbandonare? Ebbene, Katia alla fine ha scelto di continuare il gioco. Francesca Cipriani invece ha abbandonato a causa di non meglio specificati problemi di salute. Ora si attendono news sul misterioso uomo che ha rapito il cuore della nostra Katia. Signorini, riuscirà a scovarlo e a portarlo al Grande Fratello VIP? Contenti per Katia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.